scorta esaurita e non di certo da venir discorso quando si è appreso che il primo caso di paziente risultato positivo al coronavirus era proprio qui, in Lombardia. Già da settimane mascherine in particolare non si trovano nelle farmacie. Gli ordini, data la richiesta ossessiva, vengono fatti, ma sempre a vuoto. E negli ultimi giorni stessa dinamica anche per la mucchina gel. Situazione grave dal punto di vista che si è creato del panico. Richieste di mascherine piuttosto che disinfettanti per le mani ci sono, però purtroppo non si trovano più. Non ce n'è di mascherine e a mucchina quasi niente. Ormai le abbiamo date, non arrivano. Ma è già un po', che mancano le mascherine da 15-20 giorni che mancano le mascherine, non ce ne sono. La richiesta di mascherine è altissima, solo che in questo periodo in farmacia momentaneamente sono assenti. Quindi stiamo aspettando nel giro di 2 giorni di avere tutta la fornitura corretta per la distribuzione. Mascherine e ammuchina che al momento non sono disponibili in nessun magazzino e non vengono consegnate. I cittadini sono spaventati e quindi giustamente cercano di parare come possono. Tantissima richiesta, posso confermare, e ieri la farmacia era di turno, ho fatto anche la notte perché la farmacia era aperta 24 ore su 24, le richieste di mascherine a mucchina gel era ossessiva. Sono numerosi inoltre gli afflussi in farmacia per cercare di ottenere informazioni sul virus. Molti clienti arrivano nel panico dopo aver letto informazioni in rete, quella rete dove si nota la speculazione con prezzi esorbitanti di ammuchina e mascherine, senza aver nemmeno verificato l'attendibilità delle notizie. Vi è stato detto magari da qualche cliente che l'hanno comprata online a prezzi esorbitanti? Esorbitanti, sì, ce l'hanno detto. Noi non facciamo queste cose. Che ognuno quando entra chiede comunque delle informazioni, mi sembra che sia la cosa più corretta, giusto per avere un senso di responsabilità da parte di tutti. Certo. C'è tanta paura, il discorso è sempre quello di attenersi a quello che dice la farmacia e soprattutto il medico di famiglia. Noi comunque manteniamo quello che viene sempre richiesto da sempre dal listino. Loro hanno già preso tutte le loro quello che loro pensano, basta da internet, non guardano la notizia se è fondata o meno, quindi arrivano già in preda al panico rispetto a quello che hanno sentito, magari hanno travisato alcune notizie che hanno appreso. I cittadini sono molto spaventati, soprattutto anche le persone anziane che magari hanno poca informazione a riguardo, ma anche gente giovane che comunque deve viaggiare, si sposta, lavoratori che vanno a Milano e quindi sono costretti a prendere i mezzi pubblici tutti i giorni, temono anche appunto il fatto semplice di prendere la metropolitana o di salire su un treno, cioè parecchio panico.